bisogna partire dal generale e poi scendere nel particolare, come in tutte le discipline. Molto spesso, quando ci spiegano l'Islam, partono dai dettagli, dal halal, dal haram, dal wudu, da quante rakat sono da fare nella salat. Ma il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando la gente arrivava e gli diceva spiegami l'Islam, non gli cominciava da queste cose, cominciava da altre cose, dagli obiettivi, dei principi, ok? Non cominciava da haram fare i tatuaggi, ok? Quindi questa cosa qui è una cosa importante. E oggi ahkam dell'Islam, cioè ahkam dell'Islam, anche queste regolette qui, hanno degli obiettivi e non sono maqasid sharia. Molti pensano che gli obiettivi dell'Islam è l'obiettivo dell'Islam sono maqasid sharia. Quelli sono gli obiettivi della giurisprudenza islamica, ma l'Islam non è solo giurisprudenza islamica. La spiritualità islamica non rientra nella giurisprudenza islamica. Ok? Per cui è anche sbagliato pensare che gli obiettivi dell'Islam sono gli obiettivi della sharia. Anche questo è un errore che molti fanno, ok? Quindi quello che noi vogliamo fare è che la mentalità del progetto Strong Believer, che sì, possiamo trovare molto bene in questo libro, è il fatto di comprendere l'Islam prima dagli obiettivi e poi scendere nel dettaglio, non all'incontrario. Noi educhiamo i nostri figli, ok? E veniamo educati all'incontrario. Prima le regolette e poi capire, cioè quando uno comincia a studiare tanto, capisce a cosa serve una regola. Invece dovrebbe essere il contrario. Tutti, a base, dobbiamo sapere dove vanno e in che direzione puntano le regole. E quelli che approfondiscono di più sanno i dettagli. Invece noi abbiamo capovolta. Tutti sanno i piccoli dettagli, devi bere seduto, devi fare un wudu così, fino a qua. E nessuno sa gli obiettivi, ok? Poi anche i dettagli vanno ai livelli, però poi vedremo, ok? Quindi questa cosa qui è importante capire che bisogna partire dal generale e poi scendere nel particolare, come in tutte le discipline, ok? E anche questo sia quando spieghiamo l'Islam ai non musulmani, sia quando lo spieghiamo ai nostri figli, eccetera, eccetera. E quando si parla di Islam bisogna parlare delle cose fondamentali che compongono l'Islam, ok? E il libro in particolare ne parla dal punto di vista del Coran, ok? Quali sono gli obiettivi del Corano, ok? Quali sono i suoi principi, quali sono i suoi fondamenti, ok? E come si connettono? Perché il Corano è scritto come è scritto? Non è scritto come i normali libri. Ci sono delle cose che sono riprese in più punti, ok? Cioè tu dici, cavolo, ma perché questa cosa si chiama Surat al-Baqarah? Poi parla di un argomento che non c'entra con Surat al-Baqarah, poi a un certo punto parla dell'argomento che ha preso il titolo della Sura, poi parla di cose e poi queste cose vengono riprese ciclicamente anche in altre sure. Perché? Perché? Poi anche sul profeta sallallahu alaihi wasallam, alcuni leggendo la sua biografia confondono molti piani, confondono il profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam come profeta, però lo confondono con Muhammad il padre di famiglia o il capo militare, e quindi pensano che, oppure Muhammad l'essere umano che ha dei gusti, per esempio, ok? E confondono i suoi gusti personali con la religione. E andremo ad approfondire queste cose qui. Molte persone mescolano queste cose, oppure confondono il profeta sallallahu alaihi wasallam, politico figlio della sua epoca o capo militare figlio della sua epoca, con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta dell'Islam. Chi, confondendo questi piani, vengono fuori dei casini pazzeschi. Ok? Vengono fuori delle cose pazzeschi. Cioè, capitava
ai Sahaba, radiallahu anhu, che sentivano un consiglio del profeta e non lo seguivano, non lo eseguivano. A volte è capitato e lo vedremo. Se fosse fatta sta cosa qui oggi, ci darebbero dei miscredenti certa gente, per come capisce l'Islam. Invece in realtà erano grandi Sahaba e andremo a vedere gli esempi. Quindi questa cosa qui per dire cosa? Per dire attenzione anche la comprensione della vita, cioè comprensione del Corano da una parte, comprensione della vita del profeta e del non confondere i piani dall'altra, ok? E poi maqasid l'Islam che abbiamo detto che non sono maqasid al-Sharia. Sharia, la giurisprudenza islamica, ha degli obiettivi che sono gli obiettivi del diritto, tra virgolette, ok? Invece l'Islam non è solo giurisprudenza, come non è solo spiritualità, ok? Molti vogliono, scusate la pausa, molti vogliono, l'interruzione, molti vogliono restringere e, diciamo, isolare l'Islam in uno di questi ambiti. Alcuni sbagliano e lo mettono solo nella Sharia, altri sbagliano e lo mettono solo nella spiritualità. L'Islam non è, che ne so, il buddismo. L'Islam è un sistema di vita in cui, i cui principi pervadono ogni aspetto della vita e della società. Quindi è uno stile di vita l'Islam. E così bisogna comprenderlo. Ma bisogna comprendere anche quale, fino in, a che misura, diciamo, regola e in quale misura dà libertà. Anche questo è da comprendere. Perché poi molti, con questa cosa dell'Islam è uno stile di vita, pensano che qualsiasi cosa è regolamentata dall'Islam. No, l'Islam ti dà dei paletti, ok, all'interno dei quali puoi muoverti con grandissima libertà, puoi sperimentare, l'esperienza umana è molto valorizzata dall'Islam e l'abbiamo visto nella nostra civiltà. Ok? Quindi bisogna capire Sharia, bisogna capire il Coran, bisogna capire il profeta sallallahu alaihi wasallam, bisogna capire Allah subhanahu wa ta'ala, comprendere il ruolo di Allah subhanahu wa ta'ala nella nostra vita. Ok? Quindi questa cosa qui è un po' l'approccio del libro che vi sto proponendo, che è un approccio che parte dal, ok? Prima vediamo gli obiettivi e poi scendiamo. E questo è l'approccio che noi stiamo cercando di proporre anche come progetto Strong Believer, perché secondo noi manca in Italia, in generale nella comunità, però mentre in altre lingue si parla un po' di queste cose, in Italia c'è abbastanza un'assenza di una comprensione dell'Islam fatta in questo modo qui. Ok? Quindi questo è un po' il piano della situazione. E partiamo un po', partiamo già da subito con alcune considerazioni. Nel libro Tareq Sweden propone una suddivisione dell'Islam in tre parti. In tre parti. Prima parte è l'Iman, la fede. La seconda parte al-Akhlaq, che in realtà com'è che si può tradurre come etica? No, è sbagliato. Beh, allora ve la dico in varie, vi dico varie parole per tradurla, perché è difficile tradurre akhlaq con una parola italiana. Per cui akhlaq è etica, comportamenti basati sui principi, principi su cui sono basati i comportamenti. Etica comportamentale, eccetera, eccetera. Per cui non c'è una parola precisa. Per cui prendete questo gruppo di parole e consideratelo come akhlaq da adesso in poi. Quindi abbiamo l'iman, abbiamo l'akhlaq e la terza componente dell'Islam è la Sharia. Molti, abbiamo detto, si dimenticano e pensano che
Gli obiettivi dell'Islam sono gli obiettivi della Sharia. No, sono gli obiettivi della Sharia, ma poi ci sono gli obiettivi dell'Akhlaq che non vengono considerati e gli obiettivi dell'Iman. Bisogna vedere anche queste altre due cose. Ok? Quindi se noi comprendiamo gli obiettivi dell'Iman, della fede, dell'Akhlaq, quindi dell'etica comportamentale, dei principi su cui si basa il comportamento, eccetera, eccetera, e del Sharia, noi comprendiamo gli obiettivi dell'Islam e abbiamo una visione d'insieme e non il contrario come fanno molti. E diciamo, partiamo da, adesso riprendendo un po' a spanne quello che propone il libro, partiamo dagli obiettivi del Sharia. Ok, e questi sono abbastanza conosciuti. Maqasid al-Sharia sono da dividere in tre categorie, in tre aspetti. Ad-darurat, le necessità. Al-haliyat, i bisogni, possiamo tradurlo così, i bisogni. Però lo tradurremo meglio. At-tahsiniyat sono ciò che serve per migliorare. Gli obiettivi della Sharia non sono solo darurat, perché molti pensano che maqasid Sharia, gli obiettivi della Sharia, siano solo ad-daruriyat, ad-darurat. Non è così. Ci sono darurat, sono haliyat e ci sono tahsiniyat. E adesso andremo a vedere uno a uno cosa significa. Partiamo da darurat. Darurat, possiamo spiegarlo come tutte quelle cose che senza le quali la vita umana non può andare avanti. Questa semplice definizione è sufficiente, poi se c'è qualche accademico che vuole arricchire la cosa è il benvenuto, però per farne proprio una definizione divulgativa che serve a capire, gli obiettivi della Sharia, la prima categoria di obiettivi sono darurat, ovvero le necessità, ovvero tutto ciò senza il quale la vita umana non può andare avanti. Ok? Cioè, l'essere umano morirebbe o soffrirebbe troppo senza ad-darurat. Quindi queste sono le darurat. Ok? Darurat sono anche tutte quelle cose che mantengono, cioè non è solo ciò che senza il quale l'essere umano morirebbe o ciò che senza il quale l'essere umano soffrirebbe troppo. Darurat sono anche tutte quelle cose che mantengono la società in equilibrio. Senza di esse l'intera comunità verrebbe sconvolta totalmente. Quindi abbiamo i due aspetti molto connessi, individuo da una parte e società. Quindi la Sharia tende a mettere in equilibrio individuo e società. Ok? Bisogna tutelare sia la società da una parte, sia l'individuo dall'altra. E molto, purtroppo molti, ci sono alcune filosofie orientali che tutelano la società a discapito dell'individuo. La società a discapito dell'individuo, e invece in Occidente c'è l'individuo al discapito della società. L'Islam ha un equilibrio tra il benessere dell'individuo e il benessere della società. Ok? Quindi la Sharia ha questo obiettivo di garantire le necessità dell'individuo e garantire le necessità della società. Ok? E quali sono le cinque darurat che tutti conosciamo che la Sharia vuole salvaguardare? La religione, la ragione, quindi la mente, la proprietà, la vita e la famiglia. In realtà più che la famiglia, diciamo, come si può dire? La procreazione, sì, la famiglia.
realtà è Nestle, però è inteso. Poi adesso andremo a. Perché io adesso sto cercando di tradurre senza fare una traduzione letterale, ok? Perché queste sono scienze comunque elaborate in arabo, no? Quindi senza fare una traduzione letterale che però vada a tradire il significato originale, perché questo è uno dei problemi che vive la nostra religione. Se ne propone la prole, sì, è più legato al tema della prole, ecco. Letteralmente più prole che famiglia. Però se poi andiamo a vedere cosa si intende, in realtà si intende la famiglia. Però adesso andremo a vederlo, inshallah. Ok? Quindi partiamo dalla ragione. Ok? Quindi la Sharia ha l'obiettivo, ok, di salvaguardare la ragione dell'essere umano, la mente dell'essere umano, perché è questo ciò che ci rende davvero umani. Allah subhanahu wa ta'ala ci giudica soltanto in relazione alla nostra capacità di riflettere e ragionare. Alcune persone, come sappiamo, non vengono mai punite da Dio, ma solo perdonate perché? Perché magari non hanno facoltà cognitive, per esempio chi dorme, chi sviene, chi è sonnambulo, non viene punito per quello che fa mentre dorme, mentre è svenuto, mentre è sonnambulo. Perché? Perché le sue facoltà cognitive, mentali, non sono presenti. Ok? Poi chi altro viene perdonato e non viene giudicato? I bambini, finché non diventano adulti. Poi chi? I folli, i pazzi, diciamo. A meno che non riprendano la possibilità di, diciamo, di persone con problemi mentali, finché non hanno la possibilità di tornare, di ragionare, non vengono giudicati. Ok? Quindi queste tre categorie non vengono mai punite dalla Sfarzella proprio perché non hanno l'aql, la ragione, la mente. Ok? E chiaramente questo stato di incapacità deve essere involontario, nel senso che se uno si droga o beve alcol, in quel momento ha deciso di perdere la ragione ed è stata una sua libera scelta e può essere punito dal punto di vista Sharai e può essere punito per questo. Ok? Quindi la regola generale è nessuno può essere punito se non ha la capacità di ragionare e non per sua volontà. E la regola generale è che la Sharia, ok, ha l'obiettivo di preservare la ragione e la mente. Quindi facciamo un attimino un recap che magari ci perdiamo nei dettagli. Abbiamo detto fino ad adesso, bisogna comprendere la religione attraverso i suoi obiettivi. Ok? Per comprendere la religione, ok, abbiamo visto l'Islam in generale, il Coran e il profeta. Se comprendiamo la vita del profeta, se comprendiamo l'Islam in generale, il Corano e il profeta, comprendiamo la religione in generale. Poi siamo andati a vedere l'Islam. Ok? Islam ha a sua volta tre componenti. Sarebbe bello riuscire a fare un grafico, magari per la prossima volta proviamo, per la prossima puntata proviamo a proporlo. L'Islam a sua volta è composto da tre componenti: l'Iman, la fede, l'Akhlaq e la Sharia. E ognuno di questi tre elementi ha i suoi obiettivi. Ok? Gli obiettivi dell'Iman, gli obiettivi dell'Akhlaq e gli obiettivi della Sharia ci fanno capire quali sono gli obiettivi dell'Islam. Ok? Qualcuno potrebbe porsi la domanda, scusa, perché Islam, Coran e profeta? Perché bisogna studiare questi tre lati, cioè questi tre componenti? Non è tutto dentro l'Islam? Sì, però in base a come lo approcci noti delle sfaccettature diverse. Quindi adesso andiamo a vedere gli obiettivi dell'Islam e riusciamo a cogliere una serie di sfaccettature. Ma se prendiamo la stessa cosa, obiettivi, però la vediamo dal punto di vista del Coran, notiamo delle cose in più.
vengono toccate quando tu cerchi di osservare la cosa dalla prospettiva degli obiettivi dell'Islam, però da un punto di vista diverso che arricchisce. E quando vedi la stessa cosa, sempre gli obiettivi, ma dal punto di vista dell'analisi della vita del profeta, noti altre sfumature. Sempre le stesse cose, ma da altre sfumature. Per cui, come vedete, si intersecano. Ok? Ecco perché noi vedremo obiettivi dell'Islam, obiettivi del Coran, obiettivi della vita e della profezia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ok? Così abbiamo proprio una completezza e non abbiamo angoli ciechi. Ok? Quindi andiamo, partiamo con gli obiettivi dell'Islam. Abbiamo detto che l'Islam è composto da Iman, Akhlaq e Sharia. E ogni elemento, sia l'Iman, sia l'Akhlaq, sia Sharia, hanno i loro maqasid. E la Sharia abbiamo detto che si divide in tre aspetti a sua volta, è una roba bella ramificata. Darurat, l'haliyat, tasniyat, tahsiniyat. Ok? Darurat sono le necessità e sono cinque: religione, vita, ragione, patrimonio, famiglia, e abbiamo appena visto la ragione. Andiamo con la religione. Cosa si intende con questo termine? Con questo termine, con religione, si intende, come posso dire? Cioè, intanto vediamo cosa non si intende. Cioè, con la parola religione, din, ok? Ha tantissimi significati nel Corano. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dice, in verità la religione presso Dio è l'Islam. Nel Corano dice questo. In questo caso, la parola religione è interpretata come stile di vita. La parola din, più che religione, din è interpretata come stile di vita. Ma quando poi leggiamo Surat al-Fatiha, troviamo Malik Yawmiddin, il re del giorno del din. In questo caso ha un altro significato, il giorno del giudizio, del fare i conti. Allora, qual è l'interpretazione che dobbiamo dare a questa necessità della Sharia, a questa darura della Sharia? Quando intendiamo quello che la Sharia vuole preservare, quando si dice la Sharia vuole preservare Din, si intende che vuole preservare quelle che sono le azioni che mettono l'essere umano in relazione diretta con Allah. Quindi tutti quei rituali, quelle azioni, quelle forme che permettono di avere una connessione pura con Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi tutto ciò. Quindi la Sharia vuole proteggere l'essere umano da tutto ciò che potrebbe ostacolare la connessione dell'essere umano con Allah subhanahu wa ta'ala. Secondo alcuni sapienti, questa necessità, questa qui è una priorità prima ancora della vita. Però adesso faremo delle valutazioni a riguardo, delle riflessioni al riguardo, perché questa cosa qui va, cioè perché non diventi un estremismo, va compresa e contestualizzata. Ok? Cioè, la religione, lo stile di vita in questo caso. Scusate, lo stile di vita, questa connessione con Allah, il din inteso in questo senso che abbiamo spiegato, ovvero azioni che mettono in relazione diretta con Allah subhanahu wa ta'ala, è un valore fondamentale. Ok? Cioè il din è più importante di ogni cosa, altrimenti il din è importante, è una cosa che devo dirla bene, perché sennò qua, cioè, scatta il malinteso e può. E può essere molto malintesa la cosa. Allora, per esempio, il din, se l'essere umano non ha la possibilità, no, di fare quelle azioni che lo mettono in diretto contatto con Allah subhanahu wa ta'ala, cosa significa? Che non c'è la libertà di farlo. I musulmani non hanno la libertà, o gli vengono limitate le condizioni per praticare il Din. E quindi ecco cosa si intende quando si dice il Din viene prima della vita. Perché
Perché in realtà tu devi difendere la possibilità dell'essere umano di conoscere Dean e di praticarlo. Ok? Quando è che entra in gioco la famosa jihad per il Dean? No? Molti gli estremisti pensano che basta che ti capiti davanti a un miscredente e devi fare jihad. Non è così. Quando viene minata la possibilità di praticare, e quando viene minata la possibilità agli esseri umani di conoscere Dio. Ok? Un regime che impedisce al suo popolo di conoscere Dio. Ecco cosa intendeva il profeta sallallahu alaihi wasallam quando diceva Khallu baini wa bain an-nas. Cosa chiedeva? Diceva lasciatemi convertire per costringere la gente a convertirsi? No. Lasciate che la mia parola arrivi alla gente. Poi ognuno decide per conto suo. Ognuno decide per conto suo. Però è importante che lasciare che la parola del profeta Sallallahu alaihi wasallam arrivi alla gente. Ecco, questo è quello che si intende per che la Sharia ha l'obiettivo di proteggere il Dean. Ok? Quindi ci sono delle leggi, delle regole che sono tutte a garanzia di questa libertà di religione, di esprimerla, di praticarla, di farla sapere. Ok? E quindi in questo senso si intende che Ad-Din è più importante della vita, nel senso che puoi sacrificare la vita in nome della libertà di religione. Ok? Perché se no non si. Però se per esempio, facciamo un esempio, io come essere umano sono in una situazione in cui devo nascondere la mia religiosità perché se no mi uccidono o mi torturano, posso fare finta di non essere musulmano. Posso fare finta, cioè Però attenzione, non oddio se ho la base, mi chiamo Muhammad, non mi danno lavoro, quindi mi faccio chiamare Momo. Non è quella roba lì, ragazzi. Stiamo parlando di sei in un paese in cui sei perseguitato, i musulmani sono perseguitati, per cui è meglio non dire. Allora in questo caso la vita viene prima del din. Ok? La vita che viene prima del Dio, però sul principio generale di poter praticare, lì rientra, lì bisogna poter anche sacrificare la vita per il principio di poter praticare. Ok? Quindi non c'è contraddizione. La chiave sta nell'individuale e sociale. Cioè, se a te è impedito di praticare la religione, ok? È una cosa. Se è tutta la società che rischia di non poter praticare la religione, è un'altra cosa. E chiaramente la cosa, cioè la salvaguardia del din per la società è la cosa più importante, prima anche della vita. Perché se l'Islam è in pericolo all'interno della comunità, della Umma dei musulmani, la difesa del Din diventa più importante della preservazione della vita umana. Questo punto è fondamentale. Ok? E per difendere l'Islam le persone devono essere disposte a tutto, anche al sacrificio più grande. Ok? In questo senso qui, ragazzi, mi raccomando, non fate i tagli strani. E non mettetemi in bocca robe strane, ok? Invece, per quanto riguarda la pratica individuale della religione, il principio non resta lo stesso. In quel caso, a volte la vita, la nefs, può avere un peso, una priorità decisamente maggiore. La Spinoza dice, eccetto colui che è costretto a rinunciare alla sua religione mentre il suo cuore è sicuro nella fede. Ok? Cioè, se il tuo cuore è sicuro sulla fede, però all'esterno devi per forze maggiori mostrare che non sei musulmano, puoi farlo. C'è anche la storia della sira del profeta sallallahu alaihi wasallam
che lo dimostra, il racconto della famiglia del Sahabi Yasser. Ok? Yasser e sua moglie Sumayya radiallahu anhum e il loro figlio Ammar radiallahu anhum erano tre Sahaba, tra i primi compagni ad essersi convertiti all'Islam poco dopo la rivelazione. Per questo motivo furono catturati e torturati dai Quraysh, i pagani di Mecca. Ok? E Yasser e perfino la moglie furono uccisi. Lei, Sumeyya, è riconosciuta come il primo martire dell'Islam e solo Ammar riuscì a salvarsi. E perché riuscì a salvarsi? Perché i Quraysh lo costrinsero a rinnegare la fede in Allah subhanahu wa ta'ala e nel profeta sallallahu alaihi wasallam in cambio della libertà. E dopo giorni di tortura e dopo aver visto anche i propri genitori morire dopo atroci sofferenze, il giovane Ammar non riuscì più a sopportare la pressione e rinnegò la religione. E fu liberato dai Quraysh. La prima cosa che fece è andare dal profeta sallallahu alaihi wasallam per chiedere perdono, disperato. Pensava, oddio, ho rinnegato la religione. E Yasser e Sumeyya avevano dato la priorità alla religione sulla propria vita. Il figlio fece il contrario, preferendo la vita alla religione. Tuttavia, il profeta sallallahu alaihi wasallam gli disse che ha fatto la scelta giusta. Com'è possibile se la religione è la priorità? Perché? Perché Ammar era stato colto da un momento di vulnerabilità e in questi casi Allah subhanahu wa ta'ala giustifica, diciamo, perché comunque era costretto. Ok? Invece se riguarda la società, il benessere della umma, bisogna accettare qualunque sforzo. E questo riguarda soprattutto i rappresentanti della umma, no? I sapieni, i grandi sapienti, i grandi leader, perché? Perché nessuno di essi dovrebbe danneggiare la religione dell'Islam, poiché dalle loro azioni dipendono le vite di tutti i membri della comunità. E nella loro posizione non è possibile rinnegare la fede in cambio di altri beni o della vita o di qualcosa di terreno. L'imam Ibn al-Qayyim disse: esiste un senso di vuoto nel cuore che può essere riempito soltanto dal rapporto intimo con Allah subhanahu wa ta'ala. Ecco perché il din va preservato a tutti i costi. Perché? Perché è una necessità umana profonda. E quindi i sapienti, eccetera, eccetera, non possono valutare le loro vite come una cosa individuale, ma devono valutarla in ottica della loro influenza sul resto della società. Ok? Io direi che per oggi possiamo fermarci qui. È una diretta abbastanza tecnica, ragazzi. Non è la solita cosa. Vediamo se funziona, se non funziona. Se funziona, andiamo avanti. Fatemi sapere. Io lascerò questo video nel gruppo. Se funziona, andiamo avanti. Se vedo che non funziona, ne interrompiamo senza problemi. Era proprio un esperimento per capire se sta cosa qui poteva interessare o meno, affrontata in questa maniera. Secondo me, cioè, poi a un certo punto, wa alaikum salam, Yasin, a un certo punto cominceremo anche a produrre dei contenuti un po' più fatti meglio, un po', adesso stiamo facendo quelle dirette, perché piuttosto che aspettare di avere le cose super perfette, adesso stiamo prendendo anche un team per i montaggi, per fare le cose fatte bene, però in attesa di avere tutte le cose perfette, intanto ci arrangiamo con le dirette, ci arrangiamo con queste cose qui, perché secondo me è importante, comunque c'è gente che ha urgenza, io ho tantissimi ragazzi che si candidano alla sessione e cominciano a farmi delle domande che noi all'Academy non insegniamo la religione, insegniamo altre cose, insegniamo al musulmano a lasciare un impatto, ok? A fare chiarezza mentale, a fare chiarezza per la propria vita, a capire quali sono le competenze per raggiungere i propri obiettivi, ma non insegniamo la religione in senso stretto. Quindi, inshallah, creeremo dei progetti per poter affrontare questi argomenti.